mio intervento molto breve, mi voglio soltanto dare gli auguri a voi. Mi sembra un sogno che già siamo arrivati a Natale, sono passati 4 mesi e per me sono stati tanti. Si vede che stiamo bene, nonostante le litigate fatte con più di qualcuno. E niente, diamo inizio alla manifestazione chiedendo al sindaco di farci gli auguri, anche perché lo volevamo bloccare fino alla fine ma non ci siamo riusciti perché ha degli impegni prima. Sindaco, siamo arrivati a Natale senza litigare più di tanto. Bene, auguri e buone teste. Grazie. Io sarò brevissimo anche perché tra poco ho un consiglio comunale, quindi mi devo lasciare. Però comunque ho voluto essere anche se per poco presente a questa manifestazione. Intanto voglio ringraziare il preside, la classe docenti che ha voluto invitarci e noi ci siamo, come dire, venuti volentieri. Faccio i complimenti a tutti questi ragazzi che vedo con le chitarre e con le trombe, con i flauti, sicuramente saranno bravissimi, e con le tastiere, scusami, non vi avevo visto. E poi che cosa dirvi? Farvi i miei migliori auguri a nome di tutta l'amministrazione, sperando che il 2008, l'ho già detto stamattina, ci riservi, come dire, delle cose belle e soprattutto molto migliori di quelli di... Finiamo presto, tranquillo. Colgo l'occasione ovviamente di ringraziare innanzitutto voi, tutti voi genitori, parenti che siete intervenuti, il sindaco che molto pazientemente è venuto stamattina e ritorno oggi pomeriggio, il dirigente, tutti i colleghi che ci hanno aiutati, i colleghi di strumento musicale. Spendo due paroline giusto così sul corso musicale, informandovi delle novità. La vera novità, quella più importante, è che da quest'anno anche gli alunni provenienti da Chieuti possono iscriversi al corso di indirizzo musicale. Ce ne sono 5 tra di noi, nell'orchestra, sono freschi freschi e li abbiamo già inseriti nel gruppo. Questa è la novità più importante. L'altra è che per un discorso di continuità abbiamo qui gli alunni delle quinte elementari, cioè i nostri futuri alunni. Stiamo facendo degli incontri settimanali, da questi incontri è scaturita questa piccola collaborazione, quindi anche loro ci faranno sentire qualcosa questa sera. E io mi sono preso degli appunti, altrimenti mi dilungavo troppo. L'altra cosa, lo dico per i genitori che hanno già assistito ai saggi precedenti, quest'anno abbiamo voluto centrare un po' di più la cosa sull'attività di musica d'insieme. Come potete vedere li abbiamo schierati tutti, non perché c'è un bel colpo d'occhio, anche quello, ma crediamo sia veramente altamente formativa l'attività di musica d'insieme. Non basta imparare a fare le due noticine sullo strumento o 3 note a seconda della bravura, ma bisogna anche imparare a gestire ciò che si impara a fare. Nella musica d'insieme questo viene fatto come si deve. Quindi regole condivise, regole rispettate, d'accordo? Questo è il motivo che ci ha spinto a fare questa cosa. In più avremo un volume di suono diverso e saremo anche più brevi, perché suonano tutti insieme. Quindi è inutile sentire, mo ha suonato mio figlio, sono a posto, me ne posso andare. Non è così, suonano sempre tutti assieme. Grazie, buon ascolto.
Cettolillo. Canto seicentesco che la tradizione popolare attribuisce a San Alfonso, Maria dei Liguori, Santo Bartolomeo. Quello lasciato in inno a Betlemme fu composto molto dopo Tu scendi dalle stelle. Questa già si trova nelle prime edizioni dei versi alfonsiani a metà del Seicento, mentre della canzoncina napoletana non si sa notizia precise e sembra che sia stata stampata per la prima volta nel 1816. Con questo brano vogliamo raccontarvi proprio di quando nascette l'inno. Thank you.
Italia con il titolo di Astro del Cielo e il noto canto, canto natalizio di origine austriaca. Le parole vennero scritte da George Moore nel 1816 e la musica venne composta da Franz Xaver Gruber nella vigilia di Natale del 1818. Oggigiorno è una delle più note e conosciute canzoni natalizie e si ritiene che sia stata tradotta in più di 300. In quella notte santa il cielo brillava di stelle, ma era una davvero speciale. A voi, Astro del Cielo. Tradizionale francese di autore ignoto che fu composto nel XVIII secolo. Questo canto si ispira da antichi inni e cantici del Medioevo che celebravano la nascita di Gesù Cristo e presenta il coro gioioso che gli angeli assieme ai pastori intonano per celebrare. Nascita del Signore nostro Gesù, schiere di angeli scesero dal cielo per cantare gloria nell'alto dei cieli e pace sulla terra. Erano gli angeli delle campagne.
stanno veramente tutti insieme proprio. Ora è la volta del turno dei ragazzi di quinta elementare, un minuto per sistemarci. Noi vogliamo mandarvi una dolce mia nanna di Sant'Alfonso dei Liguori, dal titolo Fermarono i ciechi. Al bambino Gesù. Thank you.
messo il microfono. E come canto di gioia i nostri ragazzi dell'ultimo anno delle scuole primarie canteranno un festoso Jingle Bells. A voi, Jingle Bells. Stai rubigliando, eh? Thank you.
la speranza di avere un mondo senza più guerre, un mondo meraviglioso, what a wonderful world. What a wonderful world, una famosissima canzone, forse la più famosa di Louis Armstrong, regista nel 1968 e poi di nuovo nel 1970, un solo anno prima della sua morte, forse un'esplicitazione di una canzone contro la guerra, ma sicuramente una grande canzone di pace, fu scritta appositamente come antidoto per il clima esplosivo di tensione e lotte razziali negli Stati Uniti. Tuttavia inizialmente divenne un principale, non Regno Unito. Thank you.
E allora io approfitto di questo vuoto mentre il professore sistema la tastiera. Noi abbiamo provato un brano particolare stasera. Poi vediamo se lo sanno eseguire ancora, però. Il Polpodoglio c'è, una bella orchestra, no? Vediamo se funziona anche in questo. Lo ricordate, sì? Vediamo un po'. Pronti? Buon Natale!
bravi! Grazie per questa manifestazione, e non sono parole, ma sono sentite agli insegnanti di strumento, che pregherei tutti e quattro di venire qui. E vi faccio ascoltare un brano. Perché sono che portano avanti tutto nascosto per la vergogna. Una signora che da 10 giorni fa il doppio turno, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 8. Quindi, bambine, si è persa. Bene, grazie. Che si sopporta. Allora, un bis, jingle bell, l'ultimo. Quando arrivi su banca, ti pensa. Cioè, avere uno sul posto del posto. Vogliamo il professor Riccardo che suona, anche se non suona la tromba. La benedizione.